vorrei cogliere l'occasione che c'è Edoardo Imperiale. Edoardo è il direttore di Campari Innovazione, che ha seguito con noi la creazione della nascente task force delle startup, ma soprattutto anche il disegno di progetti legati ai finanziamenti delle startup. Sì, innanzitutto grazie veramente, diciamo, tra l'altro questo è il posto che ho inaugurato qualche anno fa con un mio amico, che poi diciamo Enrico Russo, che mi ha fatto varie feste. Bene, innanzitutto io credo che diciamo, grazie ai piantoni stiamo mettendo in piedi, diciamo, all'interno di una task force, che è una task force il cui valore aggiunto è che la maggior parte dei soggetti sono privati, sono operatori. Il pubblico sta 6 passi indietro, quindi osserva, ascolta e poi cerca, diciamo, di tradurre in opportunità quello che viene appunto dalla base. Abbiamo messo insieme un vero e proprio ecosistema che va rafforzato con strumenti, va rafforzato anche con servizi, va rafforzato in tutti i sensi. In tal senso abbiamo, grazie a questo lavoro della Task Force, abbiamo sottoposto alla Regione una serie di indicazioni. Queste indicazioni sono trasformate in opportunità e in bandi. Due bandi sono già scaduti, un bando che vede diciamo, 30 milioni di euro per le start-up, solamente il giorno del Kick Day ha già prodotto 650 domande, quindi ci sta già una richiesta che è 4 volte superiore l'ammontare dei fondi. Ovviamente questo non esclude il fatto che se tutti i progetti che saranno valutati sono positivi, si può andare a scorrimento e quindi la Regione potrebbe, diciamo, metterci altre risorse. Un altro bando si è chiuso oggi, quello sui spin-off tecnologici, che vedeva appunto anche lì la protagonisti start-up che però venissero più dal mondo della ricerca. Invece operativo, e mi suggerivano gli attori di anche, diciamo, è operativo il bando sull'artigianato. È un bando che si apre il 19 giugno, prevede finanziamenti con un tasso agevolato dello 0,50 tra 25.000 e 250.000 e il vantaggio di questo bando è, oltre al tasso che ovviamente è molto basso, sono 0,50, ma soprattutto che dà un anticipo alla firma del contratto del 60% della somma e il restante dopo 6 mesi, quindi diciamo c'è tutto il capitale, c'è tutto il fondo per cominciare l'attività e la prima rata viene rimborsata dopo 2 anni, quindi è abbastanza interessante. Quindi invito tutti quelli interessati a poter anche attraverso la rete, quindi a cogliere queste opportunità, perché è vero che non è sulle start-up, però si può adattare in maniera molto compatibile con alcune delle proposte che saranno oggi proposte, appunto perché diciamo si finanzia comunque innovazione, miglioramento tecnologico, quindi il focus è sempre innovazione. Poi stiamo pensando, e speriamo che dopo l'estate, tra settembre e ottobre, sia operativa, invece a un fondo dei fondi che in qualche modo aiuta a entrare nel capitale di rischio, quindi pensiamo a un fondo sia di seed capital ma anche di venture, quindi entra sia nella fase, diciamo, di avvio del mercato sia nella fase di sviluppo, per cui diciamo, credo che anche queste occasioni sono opportunità anche per noi come task force regionale, come rete, di poter raccogliere informazioni, raccogliere indicazioni per poter tradurle in strumenti. Quello che ci contraddistingue è la rapidità con la quale stiamo, diciamo, in pochi mesi siamo riusciti in 30 giorni a raccogliere le informazioni da tutti gli operatori e a tradurlo in un bando che sia anche in qualche modo concluso. Buon lavoro. Grazie.